gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi farò un trattamento, si chiama bagno di olio per i miei capelli, sapendo che adesso fa caldo, la umidità, il sole, il mare, danneggia abbastanza i nostri capelli, quindi noi mano a mano che vediamo che i capelli si seccano tantissimo oppure sono proprio effetto paglia, le diamo un bel trattamento idratante o di maschera, ma io vi consiglio questo trattamento perché è abbastanza forte e nutriente per i nostri capelli. Come vedete, i miei capelli sono da lavare, anche se comunque non sono per niente male. Questa cosa adesso qua adesso devo lavare, stamattina sono andata al mare, quindi direi che ora. Però guardate il ricci, che comunque sono abbastanza belli. Tutto grazie al mio trattamento, il siero che uso, il siero magico che uso dopo il lavaggio e durante il styling dei miei capelli. Vi lascio qua sopra il link così potete vederlo. È una cosa meravigliosa, lo sto utilizzando da qualche mese e mi trovo da Dio, non lo cambio assolutamente con niente, semplicissimo da preparare e soprattutto è super economico, lo potete fare a casa, infatti io lo preparo un po', mi dura 2, 3, 4 lavaggi e quindi sono a posto, lo metto in frigo e basta. Guardate i capelli super secchi, andiamo col trattamento. Cominciamo con la nostra preparazione. Allora, una ciotola, un po' d'olio d'oliva che ce l'abbiamo tutti a casa. Ho aggiunto olio di peperoncino che ce l'ho da un sacco di tempo, ho detto ma lo usiamo, olio di aloe, io ho usato tutti gli oli che ho a casa, voi potete utilizzare qualsiasi tipo di olio avete a casa, olio di avocado, olio di semi di lino, e potete utilizzare se non avete solamente l'olio extravergine, l'olio di semi di girasole ad esempio. Olio di karité, io sono, cioè, ho una marea di oli, ok? Quindi usate quello che avete a casa, non serve spendere soldi. Olio di jojoba e ci ho messo olio di chia, che è super idratante. Ma il basico è l'olio di ricino, quindi se avete olio di ricino, olio extravergine, olio di semi di lino, scusate, di girasole o di arachidi, vanno più che bene. E ho aggiunto qualche chiodo di garofano. Se voi avete l'aglio, io vi consiglio di usare l'aglio perché aiuta la crescita dei capelli. Io non ce l'avevo a casa, quindi ho messo i chiodi di garofano perché aiutano alla crescita dei capelli. Comunque ho scaldato l'olio, non l'ho fatto bollire, l'ho solamente scaldato e adesso vado a imbottigliarlo. Questa quantità mi dura per 2-3 trattamenti. Sapendo che l'olio non va male, andiamo a utilizzarlo, quello che ci avanza lo usiamo il secondo lavaggio o il terzo lavaggio. E il nostro olio è già pronto. Adesso andiamo ad applicarlo. Ma prima di tutto, sapendo che ho fatto la doccia, ho lavato i capelli. Perché è meglio usarli sui capelli. Prima lavati, secondo bagnati, perché ricordatevi che qualsiasi tipo di trattamento che utilizzate dovete usarlo sui capelli bagnati, perché il capello è aperto, quindi assorbe qualsiasi ingrediente, qualsiasi idratazione che le dai. Questo trattamento aiuta a togliere o aiuta i capelli sfibrati, capelli secchi, capelli danneggiati dal sole, e quindi andando in spiaggia purtroppo danneggiamo tantissimo i nostri capelli, ma non solo per il sole ma anche per il mare e il sale. Quindi questo trattamento è ristrutturante per i capelli, ve lo consiglio vivamente. Bella gente, se vi piace questo trattamento, se vi piacciono i miei trattamenti, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Io, sapendo che ho la giornata libera e quindi ho applicato questo trattamento, l'ho lasciato tipo 4 ore credo l'ho lasciato, o potete usarlo per la notte e andate a dormire e lavate i capelli il giorno dopo ad esempio.
Adesso è già sera, come vedete dalle luci, io sto mangiucchiando nel frattempo. Lo lasciate, ai posso guardare che tenere che mi fanno compagnia. Sapendo che ho lavato i capelli, ho messo il Crazy Color per non macchiarmi il tappeto, ho messo una tovaglia e mi sento più comoda seduta qua. E quindi è l'unico punto dove c'è un po' di luce, col poco luce che c'è. Adesso basta, ho lavato i capelli, ho usato il shampoo, adesso vado col styling mio, ma sapendo che ho abbastanza tempo, questa volta vado a rullare tutti i capelli, nel senso faccio dei rullini piccoli e così faccio vedere il risultato finale. Mi piace tanto usare questo styling, questa tecnica, non solo per avere dei capelli super ricci, definiti, ma il fatto che dopo di aver fatto un trattamento, facendo i capelli in questo modo, rullandoli, aiutiamo che i capelli assorbano meglio tutti gli ingredienti che l'abbiamo messo e soprattutto l'idratazione dura più di 3 giorni, anche col caldo che fa. E quindi d'estate sinceramente mi piace fare questa tecnica perché davvero i capelli rimangono molto molto idratati per diversi giorni. Come vedete sono proprio brillini così rullati. Adesso vado a separarli con questo pettine con i denti larghi perché, come sapete, per chi mi segue, sapete che a me non piace l'effetto riccioloso definito però i capelli schiacciati. Mi piace l'effetto riccioloso però che dà l'effetto voluminoso con una testa grande, quindi una testa bella voluminosa. Non mi fisso tanto sulla definizione totale dalla radice alla punta, più che la voluminosità e la definizione delle punta dei ricci. Dopo che li ho separati, un po' di strizzare un po' i capelli e affermare il riccio, adesso vado a farli asciugare al naturale, facendo la mia passeggiata con la mia bimba. Bella gente, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti!